si è aggiunto anche Pizzini, che quest'anno ha allenato con lei, scommettendo un po', perché lui invece sulla montagna non ha uno storico consolidato che lo porta a questi risultati. Ma se vuole una finale campionati, no, se vuole una finale campionati del mondo, deve prendersi dei rischi, e lo farà a seguito del Sette Colli. Potrebbe essere una finale palpitante e molto interessante questa dei 200 rana maschili. Jedrius Titenis in corsia numero 1, lui che si trova meglio nelle distanze più brevi, ma chi lo sa, fatto vedere di essere comunque, nonostante carichi di lavoro, in condizione più che discreta. In corsia numero 2 Italia, Moises Loschi, così come in corsia 3 con il sopracitato Luca Pizzini. In corsia numero 4 ha sorpreso stamattina in batteria il classe 1998 austriaco Christopher Rothbauer. In corsia numero 5 il campione del mondo, e vedremo se riuscirà a difendere il titolo a Budapest o meno, Marco Koch. In corsia numero 6 Flavio Bizzarri, che qui gioca davanti al proprio pubblico. Corsia numero 7 Mate Kutasi, Ungheria. Corsia numero 8 Gran Bretagna, Ross Murdoch, campione europeo della distanza. Nella paradossale situazione dell'anno scorso, aver vinto l'europeo ma non essersi qualificato per i 200 all'Olimpiade, densità notevole in Gran Bretagna su questa gara. Speranze azzurre affidate soprattutto a Luca Pizzini in corsia numero 3, in seconda battuta Flavio Bizzarri in corsia numero 6. Magari il romano sarà galvanizzato dalla vasca del Foro Italico e sfodererà una super prestazione, ce lo auguriamo, glielo auguriamo. Di fatto però apre subito il gas a tutta Marco Koch in corsia numero 5. Ah, gioca tutto a favore del tedesco, hanno fatto le selezioni da poco in Germania, per cui la sua condizione dovrebbe essere più che buona, e ha il personale inferiore a tutti gli altri atleti in questa gara. Parte subito all'attacco, vuole mettere pressione agli avversari. Jedrius Titenis arrembante, 29-22 il suo passaggio, 13 centesimi meglio di Marco Koch, e poi Luca Pizzini a 67 centesimi. Luca Pizzini prova a mantenere la terza posizione anche nella vasca di ritorno, quella che conduce fino ai 100 metri. Anche Loschi in corsia numero 2 prova a risalire. I big per il momento sono sempre Titenis e Koch, 1.02.21 il passaggio del migliore, Pizzini 1.03.34, si è staccato un po' Luca. Sì, però il passaggio è decisamente incoraggiante, così come è buono quello di Bizzarri, 1.03.85 per l'altro romano in gara. Sono ancora a contatto con i primi, non si sono staccati in maniera radicale né Marco Koch né Titenis. Titenis che ha costruito in questi anni un eccellente 200. I giochi non sono ancora fatti, sebbene Koch cerchi di regolare Titenis andando a sorpassarlo proprio sul filo della virata. 4 centesimi il vantaggio del tedesco nei confronti del lituano. Luca Pizzini si è avvicinato leggermente, speriamo abbia ancora energie nell'ultima vasca per andare in progressione. Luca cerca di avvicinarsi alla seconda posizione, bene anche Loschi in corsia numero 2, un po' più indietro invece Flavio Bizzarri in corsia numero 6 che cerca la remontada, ma è molto difficile muoversi adesso. Davanti Marco Koch per la vittoria, il sorpasso di Luca Pizzini che alla fine sarà secondo. Italia 2.10.73 con Luca. Molto incoraggiante il percorso agonistico in questa stagione di Luca Pizzini, ha fatto un salto di qualità nell'inverno. E poi, scusa, terzo posto, sottolineiamolo, Moises Loschi. Esatto, con un eccellente ultimo 50. Dicevo, più che incoraggiante il percorso agonistico di Pizzini, è sceso in maniera netta e ha confermato in questa occasione di essere estremamente solido e pronto per gareggiare bene. Lui ha fatto semifinale l'anno scorso all'Olimpiade. Per cui è abbastanza naturale che cerchi un passo in più in una gara che presenta una densità spaventosa intorno ai 2.7-2.8, per cui nel momento importante dovrà fare un bel salto di qualità. Luca Pizzini, mentre vediamo il replay che ci propone il nostro regista Fabio Crisafi, che ha fatto l'ultimo 50 praticamente uguale a quello di Marco Koch, soltanto qualche centesimo in più, mentre il resto della vasca crollava. Luca invece riusciva Luca invece riusciva a tenere il passo del campione del mondo. Sì, il lituano ha chiuso in 36 contro il 33
alto di Pizzini e di Marco Koch, differenza abissale. Aveva l'ancorotto attaccato alla caviglia di tennis. Ebbene sì, poi gli stili a braccia pari non fanno prigionieri, l'abbiamo visto prima con Ilaria Bianchi.